Benvenuti o bentornati amici dello Scorpione, qui è Karma Rosso. E andiamo a leggere le energie, prima generali e poi dell'amore, per la luna che va dal 17 di settembre al 15 di ottobre. Che agitazione, Scorpione. Allora, mi sa che qui si parla d'amore, ma comunque io cerco sempre di rimanere sul generale. Vediamo da dove partire. Con la luna scorsa qualche problema c'è stato riguardo alla capacità vostra di riattirare una persona nella vostra vita, o di avere la possibilità di sistemare finanziariamente un debito o un problema. Quindi in qualche maniera c'è stata la volontà di cercare di riportare in equilibrio un aspetto specifico della vostra vita. Sembra non essere riuscito o non completamente. Per cui questa luna cerca di farvi capire perché non è riuscito. In particolare cerca di farvi vedere dov'è che continuate a sbagliare, dov'è il punto in cui vi fregate, diciamo, e invece di liberarvi da un circolo vizioso, ritornate sempre al punto di partenza. Che cosa interessa a voi? A voi interessa avere l'equilibrio, sentirvi forti, sentirvi bene, sentire che insomma avete tutto sotto controllo. Per cui preparatevi a fare del duro sporco lavoro su voi stessi. È necessario che per ottenere questo risultato abbiate la volontà di capire che continuare a dare le vostre energie a una situazione che ogni volta dimostra essere, non dico solo una perdita di tempo, ma terreno arido. La perdita di tempo diventa una conseguenza, ma io sto parlando proprio del fatto che in sé il terreno su cui volete piantare i vostri semi non è adatto a quello che state cercando di creare. Faccio un esempio: se avete una persona che non capisce il vostro amore, è perché probabilmente è una persona che non sa che cos'è l'amore, ma non lo sa perché è a un livello evolutivo che non glielo permette. Non si tratta di traumi passati, si tratta proprio di non avere le carte giuste. Oppure sto cercando di sistemare l'ambito lavorativo della mia vita, però continuo a insistere e voglio per forza di cose, che ne so, ecco, aprire una discoteca adesso, che sappiamo benissimo che è uno dei periodi peggiori per un business del genere. Quindi bisogna cambiare strategia, bisogna cambiare metodo, ma bisogna innanzitutto vedere le premesse quali sono. Selezionare quelle e poi seguire la rotta. Di buono c'è che i vostri propositi sono dettati da ottime intenzioni, quindi la grinta c'è.
Purtroppo questa grinta durante questa luna assume una sorta di fermo, perché vedo che effettivamente non c'è un grosso progresso in quanto c'è difficoltà ad ammettere l'aspetto di cui ho appena parlato, cioè che effettivamente quell'idea, quella situazione, quella persona, quello che è, siano davvero così privi della capacità di accogliere il vostro proposito in maniera fruttifera. In poche parole, c'è difficoltà ad ammettere che quella persona che amate magari non è in grado di amare o di restituire quello che volete, o che quel lavoro ora deve aspettare. C'è difficoltà perché? Perché ammettere questo aspetto significherebbe ammettere a noi stessi, togliere il velo dagli occhi per ammettere a noi stessi che effettivamente quella persona ci ha spesso lasciato a piedi o che quella situazione ci ha spesso portato dei guai a livello economico. Dipende poi dai casi, sapete, questa è una lettura generale. Per cui per questa luna purtroppo vedo che molti avranno difficoltà veramente a chiudere una porta, ci sarà resistenza a un cambiamento che comunque va fatto. Per cui qui si tratta veramente di dare una svolta alla vostra esistenza. Molti si ingannerranno credendo che sia sufficiente avere gli altri aspetti della vita che funzionano benone, per cui ricorreranno alla strategia masochista del dire: beh, magari l'amore non funziona, però ho tanti soldi, oppure, beh, magari non ho un lavoro, però ho una persona che mi ama. Non c'è niente di sbagliato in pensare questo, ma quando si escludono dei settori della vita dalla nostra importanza, perché non funzionano, e ci concentriamo sugli altri, illudendoci che siano l'unica cosa che conta, questo significa che siamo in disequilibrio. Non va fatto, va corretto. Andiamo a vedere l'amore. Come sempre, dividiamo tra quelli che si ritengono impegnati e quelli che si ritengono single. Scorpione che si tengono impegnati. Allora, gli scorpioni impegnati che si trovano in situazioni magari un po' fragili, un po' problematiche, si renderanno conto che forse è il caso che inizino ad ascoltare il loro intuito e che lo usino poi per decidere che fare della loro relazione o del loro interesse per questa persona. Finora siete stati quelli nella coppia che davano, che erano in grado di donare, che si sacrificavano. Però non è più il momento di fare questo, è il momento di avere risposte, ma soprattutto di vedere che l'energia che ci mettete torna in maniera uguale, proporzionata dalla persona a cui date il vostro sentimento. Per cui sicuramente più di qualcuno attraverso questa luna troverà il coraggio di affrontare la persona amata in maniera diretta, in maniera del tutto logica, spiegando le proprie ragioni, il proprio punto di vista, allo scopo di alleggerire il proprio petto, il proprio cuore. Credo che sarà per molti una cosa assolutamente positiva, perché vi verrà riconosciuto il posto che avete nella vita della persona, il ruolo che avete. Vi verrà riconosciuto lo sforzo che fate, non perché l'altra persona fino ad adesso non se ne sia resa conto, ma perché probabilmente viveva in una situazione in cui faceva comodo ricevere senza dare troppo, oppure perché alla persona faceva comodo tergiversare, aspettare, indugiare. Per quelli che stanno benissimo, non hanno problemi, bene per voi, evidentemente questa non è la vostra lettura. Allora, vediamo quelli invece dello scorpione che si ritengono single. Credo che molti cercheranno di magari uscire, frequentare persone, vedere amici,
farsi insomma un giro di vita sociale per quanto possibile, però senza la speranza e l'intenzione di trovare qualcuno che possa veramente colpirli o possa veramente interessarli. In qualche maniera gli scorpione single, parlo della maggior parte, una lettura generale, probabilmente non ce la fanno ora a pensare all'amore come un aspetto importante della loro vita, o semplicemente non vogliono ingabbiare loro stessi in errori già fatti, non si sentono abbastanza in equilibrio. Quindi fate bene, se non è il momento, non è il momento. Io intanto vi auguro sicuramente di riuscire a sistemare qualche brutto ricordo, probabilmente qualche vecchia energia. Allora, questa era la vostra lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui. Vi do appuntamento alla prossima luna o alle prossime letture, meditazioni, video sul mio canale e vi ringrazio. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!